Il capoluogo a Piazza San Silvestro, nel cuore del centro storico dell'Aquila. Proprio qui, tra qualche giorno, ci sarà l'inaugurazione della chiesa di San Silvestro, che dopo i lavori di riqualificazione e di ricostruzione dopo il sisma del 2009, che l'aveva gravemente danneggiata, verrà riconsegnata alla comunità. Siamo in compagnia di uno dei residenti proprio della zona di San Silvestro, Piero Cercarelli, per capire quelle che sono, al di là delle buone notizie che riguarderanno proprio quest'area centrale dell'Aquila tra qualche giorno, anche quelle che sono invece le zone d'ombra della zona, e sicuramente non potremmo che non partire dai parcheggi. Come possiamo vedere, siamo proprio nel mezzo della piazza, una piazza che a quest'ora del mattino è già colma di auto. Sì, confermo questa cosa, ma non solo a quest'ora della metà mattinata, ma anche dalla mattina presto, diciamo prima dell'apertura dei vari cantieri, in quanto qui è punto di ritrovo, diciamo, di tutta la manovalanza che è impegnata nella ricostruzione nelle adiacenze alla piazza. D'altronde è l'unico posto dove poter lasciare incustodita la macchina, però a rischio e pericolo di chi arriva, nel senso che essendo anche sottoposta al transito di mezzi pesanti che possono essere per la ricostruzione dei sottoservizi, a volte il parcheggio viene considerato un po' come un punto nevralgico, nel senso che le vetture che parcheggiano non sono tutte quante allineate. Questo comporta molti sacrifici da parte del personale che vengono qui con i vari mezzi piuttosto pesanti o a manovre particolari o addirittura in casi peggiori dell'utilizzo della municipale per far portare via le macchine parcheggiate male, diciamo così. Quindi un problema che è quello cronico in realtà dei parcheggi che c'è un po' in tutta la zona del centro storico dell'Aquila, cantieri a cielo aperto ormai da anni, ma che qui è particolarmente accentuato proprio in virtù anche della ristrettezza degli spazi. In tal senso, infatti, sono stati proprio affissi anche dei cartelli appositi per invitare chi parcheggia, chi lascia la propria vettura in sosta, a fare attenzione proprio perché c'è questa possibilità, c'è proprio la quotidianità che è quella dei mezzi, dei cantieri che passano ogni giorno, che attraversano quest'area. Certamente, un esempio palese lo vediamo proprio su quei cartelli che sono entrambi sui lati della strada, che vietano la sosta durante tutto il periodo della giornata, però che non viene mai rispettato, diciamo così. E quindi abbiamo difficoltà stessi poi anche i residenti a poter transitare sulla strada impegnata anche da mezzi più pesanti, perché è questo, diciamo, d'altronde la giornata quotidiana di chi viene qui. Non solo parcheggi però, perché questa è un'area, una zona in cui ovviamente ci sono questi lavori ogni giorno, i cantieri che chiudono più o meno alle 17 di ogni giorno. Fino a quell'ora sicuramente c'è un certo tipo di vita in questo quartiere, in questa zona, poi invece la notte c'è la movida, quella relativa alla vicinissima via Garibaldi e Piazza Chiarino. Certamente, infatti diciamo che questa piazza rimane vivibile le ultime 2 ore del giorno in termini pomeridiani, perché comunque sia fino verso anche le 18 c'è questo transito di persone e di manovalanze. Da lì in poi, diciamo dalle 20, dall'ora di cena fino a anche tarda nottata, viene presa, diciamo, come punto di riferimento da ragazzi che prestano, diciamo, il loro divertimento su Piazza Chiarino e via Garibaldi, come abbiamo detto precedentemente. E qui poi purtroppo però la sera abbiamo dei spiacevoli ricordi che ci vengono lasciati come bottiglie, bicchieri, anche rotti di vetro e tutto ciò che poi ne concerne, diciamo, dal post divertimento sulle strade precedentemente utilizzate. Ecco, ma che cosa vuol dire vivere in quest'area? Un'area appunto che è a stretto contatto con la ricostruzione, che la osserva e ci convive ogni giorno. Ci sono polveri, ci sono ancora macerie, ci sono i rumori legati alle attività di cantiere, però attività che sono indispensabili se si vuole vedere una città ricostruita. Certamente, anzi ne siamo piuttosto orgogliosi di questa cosa, perché comunque sia sappiamo e vediamo con i nostri occhi che la ricostruzione va avanti. Ci sentiamo anche tutelati sotto un punto di vista, perché comunque sia, essendo anche vissuta la piazza stessa con le strade limitrofe, sappiamo che c'è un certo controllo, anche indiretto, da parte delle forze dell'ordine. Certamente ha i suoi vantaggi e ha dei suoi svantaggi. Bisogna essere propositivi e positivi sotto questo punto di vista.
E noi ringraziamo Piero Cercarelli che ha parlato, che ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del capoluogo e continuiamo il nostro giro proprio qui attraversando la piazza per mostrarvi le auto in sosta. Come potete vedere è già piena a quest'ora del mattino e come ha sottolineato Piero Cercarelli, residente proprio in questa zona, quella di Via San Silvestro, è una situazione che si verifica in realtà quotidianamente. Eccola qui invece alle mie spalle la chiesa di San Silvestro, ci avviciniamo e vediamo che ci sono anche in questo momento i lavoratori all'opera proprio per le ultimazioni dei lavori, vista l'inaugurazione che ci sarà mercoledì 3 luglio a partire dalle ore 11 del mattino. Un'inaugurazione in realtà divisa in due parti perché dal mattino ci sarà appunto la cerimonia classica, quella dell'inaugurazione che restituirà la chiesa di San Silvestro alla comunità aquilana, dopo i lavori di riqualificazione e di consolidamento strutturale, dopo, ovvero i danni che c'erano stati in seguito al terremoto del 6 aprile 2009 e che invece continuerà poi nella seconda parte della giornata e dunque nel pomeriggio con un focus teorico relativo alle problematiche che sono state incontrate proprio negli anni dei lavori e negli anni delle attività di ricostruzione. Eccoli qui i lavoratori all'opera sulla scalinata, come possiamo vedere. E noi intanto ci spostiamo e alla mia sinistra, con l'operatore che mi segue, possiamo vedere invece Palazzo Branconio, che come potete vedere ancora si trova in queste condizioni a 10 anni dal terremoto del 2009. Dovrebbero appunto partire i lavori di ricostruzione. Questo palazzo è stato sede in passato della regione Abruzzo, tanto che c'è anche una targa che lo dimostra e che lo testimonia. Ci avviciniamo per vedere più nel dettaglio. Si tratta appunto di un palazzo storico che all'inizio del 1900 è stato anche dichiarato monumento nazionale, precisamente nel 1901. Ecco qui la targa, come possiamo vedere, e c'è anche l'iscrizione relativa proprio all'epoca del Palazzo Branconio. Ed ora invece ci spostiamo. Andiamo sempre verso la chiesa di San Silvestro. Come possiamo vedere, in questo caso, in prossimità dell'incrocio, le auto sono parcheggiate, sono in sosta su ambo i lati della strada. C'è un cartello, un divieto di sosta che in realtà è antecedente il terremoto e che dunque non è più in regola, non è più in vigore. E questo è il famoso incrocio della Discordia, dove spesso ci sono questi problemi, questi incidenti anche quotidiani tra i mezzi dei cantieri e le auto invece in sosta. Come possiamo vedere, infatti, è stato necessario appendere dei cartelli proprio per precisare, per invitare gli automobilisti a fare attenzione per quella che potrebbe essere una sosta un po' distratta e che potrebbe poi andare a generare dei danni effettivi. Eccola qui invece sulla nostra destra la chiesa di San Silvestro. Dopo i lavori, come potete vedere, è tornata allo splendore. Lavori che sono praticamente ultimati e si stanno completando proprio le ultime operazioni in vista dell'inaugurazione che ci sarà proprio nella giornata di mercoledì. Vicino Piazza Chiarino, vicino la centralissima via Garibaldi, sede della Movida Aquilana, soprattutto quella giovanile, dove, come sottolineato anche da Piero Cercarelli, spesso i frutti al mattino di quella che è stata la Movida notturna sono dei rifiuti lasciati, ma anche spesso atti vandalici che si sono verificati proprio sulla strada in questione a danno delle auto in sosta. Questo l'approfondimento a cura della redazione giornalistica del capoluogo. Da Piazza San Silvestro è tutto.